Forse quella di oggi è stata una giornata decisiva per la vicenda degli ostri risultati idonei dopo aver partecipato al concorso. L'incontro con il commissario Cotticelli ha chiarito una volta per tutte che i loro diritti non saranno calpestati e che se dalle verifiche in atto emergeranno disponibilità nelle aziende sanitarie e ospedaliere, si attingerà dalle graduatorie. Chiediamo lo scorrimento per altri 52 posti da Cosenza, 32 all'ASP di Cosenza e 102 del Mater Domini, senza aspettare perché lo possiamo fare. Sapete che io farò questa cosa e sapete pure che non ho voluto mandare in mezzo alla strada i precari. Non abbiamo mai voluto. Perché la guerra tra i poveri non va bene. Che un posto di lavoro è sacro in una terra dove non c'è lavoro. E allora voi sapete che io ho fatto un accordo sindacale, quindi abbiamo prorogato quei ragazzi che lavoravano, però non voglio togliere il diritto a chi ha fatto un concorso, non lo ha vinto, ma è idoneo in graduatoria. Quindi idoneo in graduatoria ha un diritto che io salvaguarderò. I posti, secondo gli OSS, dovrebbero essere 186, 32 all'ASP di Cosenza, 102 al Mater Domini, 52 all'azienda ospedaliera di Cosenza. Le risposte, dice il commissario, arriveranno a breve. Sto facendo il fabbisogno, perché i posti devono essere autorizzati, se no non possono essere pagati. Le cose devono essere fatte bene e secondo la legge. Quindi i posti decretati saranno assegnati in base alle cadute. È questione di giorni. Meno male, grazie a te. State tranquilli, quindi siccome i posti ci sono.